Stasera dico tre cose. La prima, la premessa ovviamente è fare fare dei complimenti a Bertone, perché ovviamente hanno fatto una buona partita consistente e comunque sono stati, mi sembra, sempre in vantaggio, quindi in questo senso si può dire che la partita è meritata. Le tre cose sono: noi siamo stati troppo dei polli nel momento in cui abbiamo cambiato l'inerzia della partita, siamo andati in parità, siamo andati credo ad altro punto, non abbiamo sfruttato quei momenti lì sulla pulizia del gioco, che era quella che ci ha fatto arrivare lì, e non abbiamo sfruttato quei momenti da un punto di vista degli errori su cose che oserei definire banali, ma banali non sono, in particolare rimbalzi, rimbalzi offensivi, perché questa è la grande forza di Tortona. E quindi se io penso che nel momento del nostro massimo vantaggio hanno preso un rimbalzo e un canestro di fallo sotto con Roditi, e nell'ultimo minuto un rimbalzo offensivo di Ricci su tiro libero, queste sono le cose per cui ci possiamo definire assolutamente dei polli. Abbiamo sprecato tante energie per niente. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che non so se sarò il primo a lamentarmi, ma certamente se continua così il livello arbitrale è questo. È una vergogna proporre degli arbitri che non sono in grado di gestire una partita in questo modo qua, perché oggi la partita è stata totalmente inventata da loro e chiaramente poi dopo diventano lotteria. Hanno cominciato a girare i falli in attacco, poi qualsiasi tipo di contatto, chiaramente si sono persi su questo nettamente. E non è possibile che un giocatore che comunque ha trovato delle difficoltà come cose nel primo tempo e anche un po' per il nostro merito, credo poi dopo possa essere tutelato in questo modo a fronte di qualsiasi altra situazione. Ma la gestione dei falli in attacco è stata scandalosa, quindi sono veramente incazzato su una roba del genere. Non è possibile che le squadre arrivino preparate a giocarsi i playoff e questi in grigio arrivano in queste condizioni. Okay? La terza cosa ovviamente credo che sia data dal fatto che noi sia una serie, penso, aperta, insomma a questo punto se è aperta deve essere merito nostro, chiaramente. Quindi punteremo a questo. Oggi abbiamo fatto vedere di essere presenti e questo è il segnale che volevamo dare a tutti, a noi stessi prima di tutto, ma anche a chi ci affronta. Va bene? Chiedo solo una battuta su Corbett, oggi un po' sottotono, ho risentito un po' della settimana di pochi allenamenti. Ma è guarito completamente dalla contusione, insomma, la schiena, la spalla. Ma no, io credo che siamo stati meno bravi a coinvolgerlo in certe situazioni, però stiamo anche andando in questo discorso di nuovo l'argomento di cui parlavo prima. Se l'inizio è questo, non è ben augurante, perché evidentemente lui è uscito anche dalla partita perché non si è sentito tutelato su nessun tipo di contatto e si sta ancora chiedendo perché a lui fischiano i falli sul palleggio e agli avversari no, che è troppo facile, come dicevo prima, fischiare tre falli nel primo tempo per dare un contentino al giocatore migliore avversario, poi non fischiare più niente e fischiare qualsiasi sospiro anche a muro di fronte a lui. È pallacanestro maschile, non amatoriale, pallacanestro di alto livello, quindi si gioca anche con i contatti, questi playoff come sempre è stato, in qualsiasi storia di playoff. Quindi questo è quanto. Va bene? Molto semplice, stringato, tre argomenti, bocca al lupo e speriamo che sia una serie lunga, come dicevo, se sarà. Sarà per merito nostro, ci spero, loro sono già presenti e non sono già a zero, quindi adesso sta a noi a renderla lunga. Bene, benvenuti nei playoff. Ho sentito giustamente quello che è stato detto, pensavo di lamentarmi io a un certo punto, visto che avevo visto sei falli in attacco consecutivi, o quasi, di cui tre fischiate così, ma non è la via giusta, perché anzi mi sono arrabbiato con i miei durante la partita, proprio con Cosi, perché la via giusta non è parlare di arbitri o lamentarsi come abbiamo fatto anche nel periodo dove probabilmente c'è stato qualche fischio dubbio,
D'altronde, voglio dire, se c'è una squadra esperta è Mantova, se c'è una squadra che riesce a prendere questi tipi di contatti con le guardie, soprattutto è Mantova. Noi dobbiamo essere bravi a essere giovani, accettando anche gli errori dei giovani senza lamentarci, senza fare nessun tipo di esternazione come abbiamo fatto qualche volta purtroppo stasera. Anche perché tutto sommato, al di là, ripeto, dei contatti in attacco, secondo me erano quasi tutti provocati dall'esperienza, non c'è stata una linearità, poi che sia sbagliata o giusta, lasciamo parlare loro. Comunque, ripeto, sono molto contento perché alla fine, oltre a Giampaolo Ricci, di cui non posso dire nient'altro che grazie, a cui non posso dire nient'altro che grazie, abbiamo perso anche Valerio Cucci durante la partita e nonostante questo non abbiamo sofferto, è vero che da loro mancava Brian, quindi c'era una rotazione in meno anche loro, però non abbiamo sofferto la fisicità nel secondo tempo che abbiamo invece sofferto nel primo tempo proprio quando eravamo sopra, perché penso che il vantaggio del primo tempo poteva essere più ampio se non lasciavamo rimbalzi d'attacco e se riuscivamo ad avere un diverso impatto fisico soprattutto in rimbalzi. Detto questo, è stata una partita nervosa come una prima di playoff, è stata una partita dove è stato fischiato penso qualsiasi tipo di contatto, non come una prima di playoff, nel senso sono stati tanti falli fischiati, dovremmo essere bravi a capire subito il metro fin dall'inizio. Però ripeto, senza parlare troppo, senza lamentarci troppo, perché poi alla fine perdi di vista quello che è l'obiettivo e perdi di vista quello che sono le nostre cose da fare e qualche pausa questa sera l'abbiamo avuta. Molto bene la difesa che continua a essere costante anche in questo finale di campionato, inizio di playoff. Abbiamo sbagliato qualcosa a livello individuale, a livello di tiri liberi, anche con i giocatori più esperti. Qualche passaggio a vuoto inteso come passaggio non forzato, ecco, questi piccoli errori, scusate, contro una difesa non aggressiva, un passaggio, diciamo, viene solo un termine tennistico, ma unforced, senza una difesa grossa davanti, senza una difesa intensa davanti, dobbiamo limitare questi errori un po' pacchiani per migliorare nella nostra partita, anche in gara 2. Che sarà tra molto poco, mi auguro che le condizioni di Valerio si migliorino, mi auguro che anche lui possa essere della partita, domani farà già terapia fin dall'inizio della mattinata. Senti Denis, il modo in cui una squadra entra nei playoff è sempre un momento delicato e anche interessante un po' per capire che aria tira. A me è sembrato che dal punto di vista del carattere, delle unghie, del cuore, voi ci siate entrati veramente in maniera molto interessante. Resta il fatto che Mantova ha mostrato una rotazione lunghissima, tante armi, tanti assetti diversi. E quindi ti chiedo qual è, secondo te, sarà il problema più grosso che dovete affrontare? Beh, questo sarà sicuramente un problema nella serie, nel senso che, come hai detto tu, giochiamo contro una delle squadre. Avevo detto sì, Verona e Mantova erano più o meno simili come squadre, Mantova un po' più lunga nei piccoli, forse Verona un po' più lungo nei lunghi, ma entrambi erano molto lunghi, squadre molto lunghe, squadre molto esperte. Io penso che sia l'esperienza, noi dobbiamo diventare esperti molto in fretta, perché al di là della lunghezza, anche noi comunque stasera anche i ragazzi che sono stati alla panchina hanno dato il loro contributo, eccetera, però non dobbiamo cadere in provocazioni, dobbiamo pensare alla nostra partita, non dobbiamo pensare a una fischiata perché comunque l'arbitro fa parte del gioco e può fischiare bene, magari siamo noi che sbagliamo, può fischiare male, ma noi non dobbiamo pensare nient'altro che alla partita. E questo è un processo importante di crescita e secondo me noi dobbiamo crescere in fretta, avere la capacità di, hai detto bene, approcciare con la stessa intensità la partita, anche le prossime, ma crescere durante la serie. Crescere vuol dire, ripeto, non commettere quegli errori oppure estraniarsi dalla partita per un fattore esterno. Valerio, la caviglia? No, una vecchia, la coscia, la gamba contratta, quindi
Vediamo.